stavo aspettando. Come stai? Sei pronta? Vedo che i capelli sono già a posto, quindi è già passata la parrucchiera. Il vestito com'è? Perfetto. Allora, oggi riprodurremo il trucco da sposa che avevamo fatto l'altra volta quando abbiamo fatto la prova, ok? Quindi io mi sono segnata tutto e cerchiamo di fare il trucco esattamente come lo avevamo fatto durante la prova. Prima di tutto, vedo che sei perfettamente struccata, hai messo la crema opacizzante che ti ho detto io. Ok, sì, perfetto. Sì, infatti vedo che sei assolutamente opaca e questo dovrebbe garantirci anche un'ottima tenuta del trucco proprio per tutta la giornata. Sarà veramente importante che tenga e rimanga inalterato, ok? Adesso, prima di tutto, passeremo all'applicazione del fondotinta con questa Beauty Blender e andrò a utilizzare questo fondotinta qui, che è lo stesso che abbiamo usato l'altra volta, ma in una tonalità leggermente più scura, perché vedo che adesso sei un pochino abbronzata. Ok? E del resto i matrimoni estivi hanno questo inconveniente che sicuramente almeno un pochino di sole l'hai preso. Allora, questa è appunto una formulazione oil free che resiste per ben 10 ore. Vedrai che resisterà tutto il giorno. Ne applico un po' sulla spugnetta. Ok. Lo andiamo a picchiettare sul mento, sulle guance. Sì, anche dall'altra parte. Ok, poi sul naso e sulla fronte. Ora vado a tirarlo leggermente in questa zona sotto gli occhi, anche se poi applicheremo chiaramente anche il correttore. Però comincio a picchiettarlo bene qui. Ok, perfettamente steso. Ok, aspetta che vado con questo pennello piatto, vado a metterne leggermente qui. Ok, e te lo passo in questa zona, sempre sotto l'occhio e un po' sui lati, e un pochino sul mento, ok? È stratificabile, questo fondotinta, quindi non ti sto facendo il mascherone, rimane molto leggero comunque come fondotinta, anche perché tu imperfezioni non ne hai. Cioè, anzi, no, solo qui, adesso lo andiamo a correggere. Infatti adesso ci prendiamo il pennellino da correttore, che è questo qui, vedi, piccolino, con le setole piatte e leggermente rigide. E andiamo con questo correttore di MAC, sempre, sì, è un tono più scuro di quello della prova. E andiamo a coprire questa piccola imperfezione, mettiamo un po' di prodotto, aspetta, la copro bene, ok, e poi andiamo leggermente sotto le occhiaie,
E anche da questa parte. Perfetto, ma si è agitata? No, Tanto è tutto a posto. Oggi devi solo goderti la giornata, perché tanto hai fatto tutto nei giorni precedenti, il ricevimento, vedrai che andrà tutto benissimo. Tu devi solo rilassarti. Prendi l'occasione di questo trucco insieme a me per veramente rilassarti, che andrà tutto bene. È la tua giornata. Ok? Poi, ora passiamo al trucco degli occhi, poi il blush e la cipria andremo a metterle dopo. Ok? Quindi, io parto con le sopracciglia. Usiamo questo kit di Wycon. Ti ricordi quello con la cera e con l'ombretto, vedi? E vado a utilizzare, lo prendo subito, questo pennello qui piccolino che, come vedi, ha l'angolato. Quindi prendiamo la parte di cera e andiamo a disegnare le sopracciglia. Le tue sono già abbastanza folte, quindi devo semplicemente andare a riempire leggermente, ecco qua, anche la codina. Perfetto, ora dall'altra parte. Ok, riempiamo bene la codina. Ok, guardami, guardami, sì, sono uguali. Ok, ora con questa parte in polvere vado leggermente a fissare. Ok, anche di qua, perché la parte più scura in cera va appunto a riempire, però con la parte in polvere andiamo a fissare il tutto, ok? Così ci dura tutta la giornata. Ok, poi a questo punto vado a metterti la base sugli occhi, la primer potion. Vedi, adesso hanno cambiato la confezione e c'è già al suo interno l'applicatore, quindi è ancora più facile applicarla. Vieni qui, avvicinati, la mettiamo sulla palpebra, ok, chiudi bene, rilassato. Anche dall'altra parte. Ok, ora chiudi gli occhi e te la vado a spalmare leggermente con le dita. Ok, e ora di qua. Ok, aspetta che te ne metto anche un pochino sotto, così. Ok. Il trucco occhi, ok? Allora, prendiamo innanzitutto la Naked, che è la nostra palette dei nude. Allora, andremo a utilizzare questo colore qui chiaro, che è quasi finito, ma ce l'abbiamo ancora. E poi nella piega dell'occhio questo colore qua, un pochino più scuro, ma sempre dal sottotono rosato.
Sì, stiamo come l'altra volta su tonalità naturali, assolutamente. Ok. L'importante è andare a ingrandire l'occhio e appunto creare uno sguardo molto fresco, molto aperto, che ti valorizzi senza assolutamente essere esagerato, senza essere volgare. Tanto per i trucchi pazzi avremo tantissime altre occasioni se vorrai. Ok, allora prendiamo questo pennellino qui dalle setole molto molto morbide, ok, e andiamo a prendere il colore più chiaro. Chiudi l'occhio, lo andiamo a mettere nella parte iniziale dell'occhio. Ok, stai strizzando un po' l'occhio, stai rilassata. Ok, ora di qua. Ok, ancora un pochino, apri. Ok, a questo punto andiamo a prendere il colore un pochino più scuro e lo mettiamo nella piega dell'occhio, sempre con lo stesso pennello, perché tanto passando dal chiaro allo scuro non andiamo a macchiare la parte. Quindi chiudi, chiudi, chiudi. Sul finale dell'occhio, quindi nella parte più esterna. Ok, ancora un pochino e dall'altra parte. Fammi sfumare bene. Di qua. Ok, ottimo. A questo punto andiamo a prendere l'altra palette, quella dell'altra volta, quella di Neve Cosmetics. Sì, quella che ti piaceva con i colori scuri. Infatti andremo a usare questo grigio qui, solo più poco 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 nella piega dell'occhio, per dare ancora più profondità. Come vedi, questo è un grigio caldo, infatti è stato messo vicino al rosa, vedi, perché è proprio un grigio caldo dal leggero sottotono rosa, che ben si sposa con l'ombretto che abbiamo applicato prima. Quindi utilizzo per questo scopo un pennello da sfumatura. Ok, quindi vedi questo pennello con le setole belle aperte, morbide. Quindi prelevo un pochino del nostro colore, chiudi l'occhio, lo andrò prima un po' a scaricare e poi a sfumare pochissimo, solo all'angolo più esterno e un pochino nella piega. Ok, dall'altra parte. Ok, perfetto, guardami dritta dritta. Ok, 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 forse aspetta, sì, ancora un attimo di qui. Ok, perfetta. No no no, non è troppo scuro, ma perché ne ho messa giusto una puntina, serve solo a rendere l'occhio più profondo. Sì,
Poi comunque all'inizio nell'angolo interno è molto molto luminoso, quindi l'effetto è proprio di occhio aperto e vivo, ok? Ottimo. A questo punto andiamo con un altro pennellino. Con questo pennellino qua, dalle setole un po' più dure, a utilizzare questo bellissimo illuminante che avevamo nel kit, quello delle sopracciglia. Le prelevo un pochino e vado a stenderlo sotto l'arcata sopraccigliare per creare un vero e proprio punto luce. Ok? Le prelevo un altro po' e facciamo dall'altra parte. Io sono sicura che lui sarà curiosissimo di vederti. Anche perché poi la sorpresa del trucco, del vestito, dei capelli. So che il matrimonio è molto altro, però anche questa piccola sorpresa che riguarda la propria vanità è comunque una cosa bella. Adesso passiamo all'applicazione della matita occhi. Ne avevamo scelto questa qui marrone, che rispetto al nero risulta molto più naturale, però va comunque a definire il tuo occhio, te lo renderà ancora più aperto, ancora più sveglio, ok? Quindi chiudi l'occhio e stai super rilassata. La andiamo a mettere. Facciamo il contorno vicinissimo alla linea delle tue ciglia e andiamo un po' anche nella parte inferiore dell'occhio. Ok, ora dall'altra parte. Sotto ok, non ti fa solletico, vero? No, ma ti vedo rilassata. Bravissima, bravissima. Ok, adesso questa matita la andiamo leggermente a sfumare con questo pennellino, proprio per non creare un effetto netto, ma bensì un effetto quasi quasi sfumato, quasi smoky. Ok? Quindi soprattutto sotto andiamo a lavorare bene la matita. Molto lavorabile questa matita, non è come quelle matite che si fissano subito subito e non riescono a essere sfumate. Che sopra leggermente la coda la lasciamo un pochino più netta e sfumiamo la parte che va verso l'angolo interno. Ok, bellissimo. Adesso il tocco finale, andiamo a mettere ovviamente il mascara, ok? Ne avevamo scelto questo qui che ti piaceva perché rendeva le ciglia molto 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 lunghe e incurvate. Ok? Quindi, allora, guarda qui. Ok?
continua a guardare lì e adesso con un movimento a zig zag andiamo ad applicare il mascara e tiriamo, applichiamo e tiriamo. Ok, tu fai le ciglia già lunghissime, ma è anche per questo che non avevamo pensato all'opzione ciglia finte, perché con delle ciglia così. Ok, ora anche dall'altra parte, zig zag. Quindi anche tu adesso lo applichi così. E beh, si imparano un po' i trucchi del mestiere. Ok, guardami. Ok. Un pochino anche sulle ciglia inferiori, direi. Così proprio da fare lo sguardo da cerbiatta. Prima di qua. Guarda in su, per favore. In su. Ok. Ok, proprio giusto pochissimo. Anche dall'altra parte continuo a guardare su. Ok. Perfetto. Il trucco occhi è meraviglioso. Bellissimo. Allora, cominciamo parte che riguarda il viso, ok? Quindi sul fondotinta che già adesso si è asciugato bene bene, andiamo a passare questa cipria. Questa è la cipria HD che ti piaceva tanto, te la ricordi? Questa farà in modo che con le luci, con i flash, quindi in tutte le condizioni appunto di luce, le foto vengano sempre bene, perché la tua pelle sarà levigata e quasi di porcellana, ok? Quindi un po' anche il trucco delle star, questa cipria qui. Ovviamente non bisogna esagerare, ma bisogna mettere uno strato assolutamente sottile e uniforme. Utilizziamo questo pennello qui, come vedi alle setole, molto molto morbide ed è molto ampio, ok? Andiamo a mettere una piccola quantità di prodotto nel tappino, giriamo bene. Bene bene la zona T, vedrai che con questa cipria non ti luciderai per niente. Il mento e sulle guance. Bravissima. Leggerissimo contouring utilizzando questa terra di Collistar, che è una terra molto calda, che con questo colore ambrato che hai adesso, con questa leggera leggera abbronzatura, creerà proprio dei volumi, dei contrasti fantastici. Il colore è questo qui. Andiamo a prelevarlo con questo pennello che ha una sezione leggermente più piccola e
lo andrò a mettere sotto l'osso dello zigomo per andare appunto a evidenziare le linee naturali del tuo viso, ok? Proprio giusto un pochino, bello sfumato, e ora anche dall'altra parte. Non voglio un contouring marcato o eccessivo, anche perché poi andremo a utilizzare anche il blush. Ok, molto bene, molto molto bene. Come blush andiamo a utilizzare questo color corallo, è un corallo pesca rosato, è un colore molto 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 versatile che ti sta veramente d'incanto. Uso lo stesso pennello perché tanto abbiamo completamente scaricato la cipria prima nel momento in cui l'ho sfumata, ok? Quindi preleviamo poco poco prodotto e vado. Sorridi? Ok. Proprio così, poco poco sulle guance. Ancora un pochino dall'altra parte. Sorridi sempre. Un po' di abbiocchino. No, è che oggi è la tua giornata. Ok. Ok. Il trucco è quasi terminato. Però dobbiamo ancora pensare alle labbra. Allora, io l'altra volta ti avevo messo un rossettino nude ti stava molto bene, ma all'epoca eri un pochino più pallida, quindi ho pensato di cambiare e ti propongo questa tinta labbra qui di Mulac. Si chiama In My Birthday Suit e è un nude un pochino più scuro che secondo me con i colori che hai in questo momento è spettacolare. Lo proviamo, poi se non ti piace vedere al massimo siamo in tempo a cambiare, ok? Ok, quindi vieni qui, aspetta, che dobbiamo essere precise, precise. Ti tengo un attimo, ecco. Ok, seguo la linea delle tue labbra. Disegniamo bene bene l'arco di Cupido con delicatezza e ora anche il resto delle labbra. Ok, perfetto, sei bellissima. Adesso ti insegno un trucchettino per andare a far risaltare alcune zone del tuo viso. Utilizziamo lo stesso illuminante che abbiamo usato prima. Questo è veramente bellissimo, anche se è un piccolo kit, piccolino piccolino, ti assicuro che è meraviglioso. Quindi andiamo a prendere questo illuminante e te lo metto proprio sopra l'arco di Cupido per andare a enfatizzare le tue labbra. E poi nell'angolo, proprio sotto, sopra lo zigomo, sopra l'osso dello zigomo, lo usiamo proprio come illuminante. E anche dall'altra parte. Sulla fronte e sul naso evito, perché voglio che nelle foto tu abbia proprio un effetto matte, ok? Perfetto. Guarda, sei veramente un incanto. Sono proprio soddisfatta dei colori che abbiamo scelto, del lavoro che abbiamo fatto. Sei anche un po' più rilassata. Sei pronta? Allora io ti faccio tanti tanti auguri.
sicura che il ricevimento andrà benissimo. Poi mi raccomando.